start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Atrian Odyssey. È un gioco molto particolare perché fa parte di una trilogia che sta facendo discutere di recente, in quanto ogni singolo gioco, e sono giochi che uscirono ai tempi almeno il primo che io sappia, del Nintendo 3DS, 2DS, insomma il DS normale, quindi aveva i due schermi, ed è un gioco basato sull'esplorazione dei labirinti, annotazioni su mappe e combattimenti a turni. Sta facendo discutere il fatto che è uscita questa versione HD per PC e console, al prezzo di 80 euro per 3 giochi, e ogni gioco è venduto a 40 euro l'uno, quindi conviene ovviamente prendersi la versione completa. E questo sta facendo discutere perché non si mette in discussione la bontà del gioco, ma il prezzo sì, perché è un gioco comunque vecchio, rimasterizzato, è vero, in HD, però cosa posso dirvi io? Conosco il gioco, sono anni che non lo gioco più, tantissimi anni che non lo gioco più, però per gli appassionati del genere potrebbero sicuramente far comodo questi titoli, far comodo questa collection, ma da valutare. Cioè, allora, se in una scala da 1 a 10 io dovessi dire quali appassionati giocatori, direi di comprarla a 80 euro, senza aspettare sconti o balle varie, direi il 10, cioè l'ultimo strato. Se siete 9, mi piacciono tantissimo, però non dormirci la notte, no, ecco, scontati. Andiamo a vedere. Impostazione lingua, ok, italiano, ovviamente il problema è tornare alla lingua originale, ok. La difficoltà, passeggiata, base, noi giochiamo la base, è un gioco che comunque è difficile, e si può modificare in qualsiasi momento, procediamo. E andiamo a vedere di che cosa si tratta. Questo è il primo, Atrian Odyssey 1, perché c'è il 2 e il 3 dopo. Piccola isolata città di Atria, fu scoperta una foresta sotterranea. Il Rada, capo di Etria, diffuse un annuncio in tutto il continente. Si esortava ogni avventuriero a indagare sulla foresta e a esplorarne le profondità. Tuttavia, nonostante accorsero in molti, nessuno di loro giunse alla fama sperata. Così, dopo vani tentativi di conquista degli avventurieri, fu ribattezzato con un nuovo nome, il labirinto di Yggdrasil, classico albero. E tu sei l'ultima persona giunta a Etria in risposta all'annuncio della Rada. Hai un solo obiettivo, esplorare la foresta e conquistare la gloria. Etria è a tua disposizione. La particolarità di questo titolo è che ha una moltitudine di classi utilizzabili, quindi sono molto, molto interessante questo aspetto. Cosa che ricorda un pochino di Final Fantasy. È la prima volta che ti vedo da queste parti, siamo la gilda degli esploratori, avventurieri. Sei qui per esplorare il labirinto, in tal caso ti do il benvenuto. Ultimamente sono poche le gilde disposte ad accettare nuovi membri, quei perdenti sono troppo impegnati con le loro sciocchezze per condurre delle vere indagini. Se credi di essere nell'altezza, dovresti creare una gilda composta solo da novizi. Far parte di una gilda è il sogno di molti giovani, sai? Creerai la gilda o no? Ovviamente non ha senso dire di no, ma va bene. Ok, scegliamo con cura il nome della gilda. Ecco, questa è una roba che mi piace già meno, perché vedete che ci muoviamo con WSD, ma fortunatamente funziona anche il mouse. Indiani. Indiani, insomma, banale, però va bene, dai. Gli indiani. Non male come nome. Ora che hai una gilda, avrai bisogno di reclutare gli avventurieri. Ovviamente potresti anche andare nel labirinto senza nessun altro. Se credi di riuscirci, non ti resta che registrare il tuo nome tra i membri della gilda. Tuttavia, più avventurieri significa più opzioni. Va bene, dai. Proviamo. Vediamo se riusciamo a... Allora, formazione. No, registra. Aggiungi membri della gilda indiani. Registra membri. Ok. Allora, possiamo, vedete? Poi, andando avanti, quindi con i Atrian Odyssey 2 e 3, si aggiungono ancora più classi. Allora, il terapeuta... Usa le cure, quindi lo prendo subito. E possiamo scegliere un terapeuta, un ritratto del terapeuta. E sono tutti in stile orientale, insomma, questo qui. Sì, dai, questo è giusto per il nome del personaggio. Non so... No. Non si cancella. Ah, no, i caratteri speciali. No. A nulla. Facciamo questo, sì, e
Early, quindi CQE, registriamo. Registrazione completata, un altro personaggio, slot rimasti 29. Facciamo un ombra predatrice, frusta, no? Alchimista, no? Cantastorie, il supporto, usa le cure, prima linea, guerrieri da prima linea, survivalista, maestro di spada. Dai, mettiamo un militare, mettiamo lui. E lo chiamiamo in un nome un po' aggressivo, quindi Rude. Perfetto. Registrazione completata, un altro personaggio sì, facciamo un'Igida. Ottimi come guerrieri in prima linea. Ida, mi viene in mente Ida. Chiamiamo Ida. Ho sbagliato. I-D-A. Facile da digitare. E abbiamo le specifiche con le... facciamo un altro personaggio, facciamo un terapeuta, no? Alchimista, no? Ombra predatrice. Facciamo... beh, questo mi fa venire in mente I-E-N. Classico. No. Allora, abbiamo la formazione. La prima linea ci mettiamo Rud. Yen e L qua, confermo, procedo con questo gruppo. Registra gruppo. Ah no, possiamo fare vari set, ma questo non ci interessa. No, organizza. No, torna indietro io. Organizza. Ok, vedete che possiamo un po' sullo stile di... Mannaggia, un gioco per Switch, non mi ricordo come si chiama, mannaggia, ce l'ho lì, però possiamo farli riposare, un po' come succede anche in quello o in qualsiasi Darkest Dungeon. State a scegliere quante persone andare all'interno del labirinto, non sarete almeno in 5, potreste avere problemi, ma fa come preferisci, la scelta aspetta a te. Vediamo un attimo, qui riposi e salvi, io farei un save. Facciamo una prova adesso, giusto per vedere, per farvi venire magari un po' voglia di giocare. Salva, iniziamo a fare un save, così quando ci romperanno le ossa sapremo di chi è stata la colpa mia. Aula della Rada, ingresso della foresta. Ok, non andiamo a vedere che cosa sono le altre, perché andiamo a vedere le cose. Fammi indovinare, appena fondato una gilda. Ok, dirigerti al labirinto, ti servirà il permesso della Rada. Ok, niente eccezioni, dovresti ascoltare le parole. Ok, dobbiamo tornare indietro, andare all'aula della Rada e accettare la missione, insomma. Sede del governo, novizi, non basta una gilda. Dovete completare la missione che vi affideremo. Ok, disponibile una nuova missione, seleziona accetta missioni. Ok, accetta missioni. Prova di iniziazione, iniziamo la missione. Compito di mappare il primo piano del labirinto, parlate con il soldato. Ok, perfetto. Chi non riesce a completare questo incarico elementare farà meglio restare fuori dalla foresta. Esplorare il primo piano, ok, la mappiamo, perché poi noi sulla mappa potremo andare a piazzare dei segnalini e fare quello che insomma, eccolo qua. Labirinto di Yggdrasil, campo geomagnetico. No, campo di Yggdrasil, bosco di smeraldo, primo stratum, fa un po' anche Sword Art Online. Ok, qua vedete la mappa, rendeva moltissimo questo tipo di grafica quando lo si giocava il primissimo su Nintendo DS, perché avendo lo schermo sotto c'era la mappa e col pennino andavamo a scrivere. Qua infatti vedete possiamo muoverci ruotando, la visuale qua sulla mappa vediamo. Possiamo ruotare, vedere, e possiamo andare a mettere dei segnalini qualora trovassimo qualcosa di interessante. Tipo, possiamo prendere un segnalino e metterlo qui e scrivere. Ah, vabbè, qua ho sbagliato. Cioè, non so... Ah, qua forse. Qua. Metto un segnalino e mi appunto le cose. Questo è il primo piano. Andiamo avanti. Sì, non volevo. C'è una cosa da fare prima di sfidare i suoi meandri. Conoscendo già qualche tubo del mestiere, dovreste avere già 3 punti di abilità per ogni membro. Convertire in abilità, menu principale, specialità per distribuire i punti. Ok, non indugiare. Ok, no, andiamo qua. Abilità, puoi utilizzare i punti disponibili fuori dal combattimento. Ok, allora praticamente Rud non ha abilità disponibili. Ida non ha abilità disponibili.
specialità. Ah, aspettate, che bisogna uscire sempre, perché se no, se io clicco qui. Ok, Arud. Vedete, bellino, perché possiamo dargli Arud, lo vedo con l'ascia, quindi prendiamo questo e prendiamo impatto, che poi è potenziabile fino a 10 gradi. Gli do due punti. Ok, tasto adesso si torna indietro, Ida, e un'egida, dominio dello scudo. Ok, guardia anteriore. E poi via via si va a sbloccare le varie abilità. Non ha più punti, credo, infatti. Li sto facendo al volo, giusto per farvi vedere. Ien ha le fruste, dominio della sua... No, facciamo questo. E poi mi piace molto Anaconda, che è l'unico che posso prendere, quindi gli spendiamo due punti. Basta, finiti i punti. Ora dovrebbe mancare l'alchimista. No, il terapeuta avevo preso. Quindi guarire, assolutamente. E prendiamo cura. Qua lo alzo a livello 2. Perfetto, e abbiamo fatto. Ora... Vedete che per uscire bisogna premere il tasto destro. Abilità. Rud. Non ha abilità disponibile. Perché non ne ha? Scusate, ma vedete, devo tornare indietro. Equipaggia. Vedete, abbiamo le armi equipaggiate. Vabbè, ma quello è già fatto. Lui ha impatto. Ma tecnicamente... Boh. Le abilità dovrebbero averne. Vabbè, no, lo scopriremo andando avanti. Va bene, andiamo avanti e vediamo che la mappa si carica. Graficamente è un po' meglio di quello che era su DS, però. Qua vediamo lo zoom, come avete già visto. E qualora dovessimo trovare dei punti interessanti, come ad esempio, che so, una fonte d'acqua, una fonte di farm in particolare, lo segnate e lo sapete poi. Ok, inizia lo scontro è classico, quindi attacco. Attacco, li faccio alternare abilità alla cura, no? Attacco, li faccio attaccare tutti. Il ratto silvano. Zanna piccola, ok. Vedete, è molto molto schematico. Quello che può essere interessante di questo titolo non è sicuramente la... Qua vedete, non possiamo esplorare fuori dalla mappa perché c'è ancora il tutorial. Quello che dicevo può essere interessante, nonostante abbia un combattimento molto basilare e quasi privo di animazioni, è il fatto che se vi piacciono i giochi di questo genere, ma dovete andare via, in vacanze, balle varie, non avete un gran PC, avete un PC potato, come si dice... Questo ve lo potete giocare. Percorrendo lo stato passaggio, vedete un soldato di guardia. Voi dovete essere quelli nuovi. Il Rada mi ha detto che sareste venuti. Benvenuti nella foresta. Mi saltano in mente alcune domande da porre al soldato, ma vi chiedete se sia il caso di lasciarlo stare. Cosa ci fai qui? Chiedere al rientro e andiamo via in silenzio, che noi abbiamo faretta. Abbiamo il tempo e tiranno. Mentre avanzate, incontrate il soldato ancora di guardia. Aspettate, sentirete rinfrescare la memoria. Chiedo del labirinto. Labirinto di Yggdrasil. L'ecosistema è diverso da... Ok. Stiamo sempre in guardia. Torna a fare indifferente. Cosa ci fa qui? L'ordine di non lasciare che qualcuno come voi, per esempio, entri nella foresta senza permesso. Se volete entrare, iniziate come fanno tutti. Tracciate una mappa del piano su cui ci troviamo. Come sicuramente vi avranno detto tutti compiono questa iniziazione, indica la mappa della foresta che avete in mano. Ok, bisogna mappare questa. Esaminare i comandi per disegnare la mappa. Possiamo disegnare le mappe. Quindi possiamo... Ok, mappa zoomata, ingrandita. Ok. Usare il mouse per disegnare le tue mappe. Disegnare le mappe è possibile il controllo della tastiera. Ah, ok. Cancellare dei muri. Possiamo... Ah, ok. Ok. No, va bene. Visualizza i comandi. Va bene, dai. Proviamo. Ci proviamo, dobbiamo disegnare la mappa, quindi questo ci fa fare già la cartografia. Vediamo come funziona. Andiamo via in silenzio. Ok, non ci lascia entrare perché dobbiamo disegnare la mappa. Allora, quindi cliccando qui, quindi noi possiamo disegnare questa zona di mappa qui. Ok, quindi praticamente noi possiamo prendere la mappa e disegnare così. Eh sì.
Perché se non la disegniamo non possiamo andare avanti. Ah no, sì, si può andare avanti. Ok, la disegniamo perché ovviamente è fatta così e poi no, cancello perché ho sbagliato. Ok, quindi di qua non si va avanti, quindi la mappa qua finisce. Si va giù di 1, 2, 3, 4 e 5, fino qui. Ok, l'abbiamo disegnata. Ok, la mappa qua è giusta. Però abbiamo un combattimento da fare. Lui attacca. Guardia anteriore, vediamo come funziona. Ci fa una copertura davanti, ok. Attacco questo. E attacco perché il guaritore non fa niente. Dovremmo essere in 5, come già detto. Non so cosa faceva la guardia anteriore perché non ha fatto attaccare nessuno, ma intanto abbiamo vinto, abbiamo preso altro loot. Il ratto Silvano con due L. Silvano, per chi capisce la citazione. Ok, si va avanti di qua. 2, 3, 4. Si va sempre avanti fino a qui, quindi qui è tutto dritto. Ancora. Ancora di uno e qua c'è un bivio. No, qua non ancora, ma più avanti c'è un bivio, quindi inizio già a portarmi avanti con questo, perché credo sia fatto così. Ok, abbiamo un altro scontro. Sono passi dei mostri nuovi. Ok, attacco, attacco. Attacchiamo tutti lo stesso, così almeno vediamo come funziona. Il guaritore a breve dovrà iniziare a curare qualcuno e proveremo anche quello. Ida non è messa benissimo, ma soprattutto Rud. Allora, attacco questo. No, la guardia anteriore no, attacca questo. Attacca questo e tu invece usi l'abilità di cura su Rud, che non è messo benissimo. Ok, attacca. Ok, uno è andato. Attaccano lui e cura Rud, perfetto. Quindi Rud attacca lui. Attacca lui, attacca lui e l'abilità di cura, cura Ida. Ma tanto adesso dovremmo buttarla giù in tempo breve. Ok, magari prendiamo anche altri oggetti, pelle morbida. Perfetto, abbiamo trovato qualcosa di diverso. Nuovo mostro, falena boschiva, ok. Allora, intanto, stiamo dando un'occhiata a cosa c'è qui. Di là la situazione è quella che è, ma qui ci siamo persi un percorso. Infatti qui va avanti, quindi qui mettiamo che va avanti e poi ci guardiamo dopo. Intanto andiamo avanti di qui, che poi magari sono anche comunicanti. Secondo me va avanti ancora parecchio, arriva fino a qui. Ritornando io che disegno. Curiamo Ida e dopo Yen perché non sta bene. Dovremmo essere, come ho detto, in 5, quindi rischiamo grosso qui. Infatti Ida la perdiamo breve, no, la curiamo, attacchiamo questo e curiamo Yen stavolta. Sì, poi sono mostri base, però bisogna fare attenzione che ogni passo che facciamo c'è una percentuale di trovare qualcuno. Ok. Sì, possiamo anche permetterci di attaccare tutti quanti stavolta. E che magari, ecco, infatti. Va bene, ala d'insetto abbiamo trovato. Si livella, quindi abbiamo preso altri punti abilità. Allora, intanto, volevo dire che qua è dritto. È dritto. Però andiamo in fondo, qua gira di là, sì, infatti va dritto, e poi qua gira giù, sicuro, infatti, poi va giù di due, gira di là, e qua abbiamo una location,
interessante per cui potremmo magari mettere un segnalino. Raggiungete una radura, delle cassette quadrate sono allineate davanti a voi, possibile l'abbiano lasciate altri esploratori del labirinto. Potrebbero anche far parte del famigerato tesoro disseminato nel labirinto, le casse aspettano di essere aperte celando la loro vera natura. Allora intanto, questa è una zona abbastanza aperta, infatti si può andare là di uno e secondo me anche di due, e stessa cosa si fa dall'altra. Noi andiamo dritti e abbiamo una cassa. Durante l'esplorazione mi mettete una grossa cassa. Apro la cassa. Medica 2. Perfetto. Andiamo qui. Apro questa. $200, che è la moneta. C'è un'altra cassa ancora. Scramazax. Cos'è un... Vedete che vi dicono, come tutti i giochi di questo tipo, si può equipaggiare una spada. Ovviamente che voi mettiate uno piuttosto che l'altro, l'icona non cambia, non c'è una rappresentazione, questo è un disegno che rimane fisso. Comunque dovrei... hanno livellato, quindi potrei già usare i nuovi punti abilità. Però va bene. Allora, intanto lì davanti diciamo che abbiamo fatto, perché arriviamo fino in fondo qui. E ok. Ok, talpa. Vediamo che danno fa con la nuova arma. E attacca anche tu, dai. Vediamo, vediamo cosa facciamo. Fanno del buon danno, 7 danni. Lui fa 13 con la nuova arma. 8. 12. Uno è andato. 12. Dai, non si fa un brutto danno. E abilità, cura... non saprei... Yen. Perché in seconda linea dobbiamo tenere anche cose più magiche, diciamo, per l'attacco e cose che non abbiamo, e al momento ci sta un po' penalizzando perché soffriamo di... Infatti tra un po' finirà anche il mana, quindi sarà un po' un problema. E il problema è se non troviamo qualcosa in giro non possiamo neanche curarci. Comunque, è giusto per... Talpa, nuovo mostro, si va di là e di là, perfetto, e qua finisce, quindi l'ambientazione va a chiudersi così, di là non possiamo andare perché c'è la cassa, comunque un altro combattimento ancora. E non abbiamo in mana, vediamo se abbiamo oggetti, medica 2, medica 2 lo usiamo su di lui, vediamo cosa fa. Però siamo praticamente morti, nel senso che a breve finirà malissimo per noi. 100 punti sprecatissimi con quell'oggetto, quindi non ha neanche oggetti, non ha nulla, quindi siamo praticamente morti. Ce la siamo gestita male, ma ci sta. Il gioco comunque, lo dicevano, non è mai stato facile, neanche a livello normale. Forse la modalità passeggiata, che sembra essere un'aggiunta di quest'ultima versione, è quella che più si presta a chi non vuole impegnarsi, ma non avrebbe neanche senso. Allora, io vi ricordo che questo è il primo titolo, Etrian Odyssey HD, l'1. C'è il 2 e il 3 che ampliano le esperienze, ampliano il numero di classi. Il gioco sicuramente, come ho già detto, lo considero un gioco per appassionati. Infatti qua abbiamo tutta la zona da mappare ancora, quindi tutta questa dovremmo in realtà mappare, quindi è un gioco per aspiranti cartografi, appassionati di giochi di ruolo a turni, di esplorazione, un po' alla Might and Magic, perché Might and Magic, se non ricordo male, soprattutto l'ultimo, Might and Magic X o 10, insomma come si definisce, era così, con questo movimento qui, o Grimrock, insomma quello lì, è uscito anche il 2, insomma l'avevo portato anche sul canale, ed era un gioco dove, ok, non si facevano le mappe, ma
si poteva insomma muoversi con questa modalità qui a griglia. Con la X possiamo metterci a tutto schermo lasciando la mappetta in alto, ma ovviamente poi cliccando andiamo ad aprire. Qua il movimento laterale si possono usare anche solo il mouse, senza dover usare nient'altro. Qua sono le coordinate. Ragazzi, questo era Etrian Odyssey. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. E noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!